Vado? Mamma mia. Dove cominciamo? Vabbè. Sei una vita, ne ho 80, 20 anni più di me. Il vento spettina soltanto i pensieri. Un aeroplano nella sera. La nazionale sembra una frontiera. Dimmi a domani per sempre. No. Madonna. Io qua direi un bando alle ciance proprio veloce veloce, già con la mano così. Madonna, c'è lui. Sì. Mamma mia, perché? Ci vediamo ai Bootcamp a Milano. Mi raccomando, puntuale. Mamma mia. Che strano. Un sacco strano. Beh, sì. Cioè, rivederlo mi ha fatto capire un sacco quanto sono cresciuta qui dentro. Perché ho visto anche alla fine dell'esibizione che mi tremava la mano, proprio, no, che ancora ero un po' insicura. No, è stato bellissimo. Poi ho notato proprio anche che ho cambiato proprio il modo di comunicare con il pubblico, anche lo sguardo. No, bellissimo, mi ha fatto un po' strano rivederlo, sì. Poi avevo anche il ciuffone. Sembrava un'altra persona, veramente. Beh, il momento più difficile per me è stato un po' ambientarmi inizialmente, dato il mio carattere un po' introverso, un po' sbloccarmi verso gli altri. Invece adesso proprio mi sono ambientata un sacco, sono proprio come se fossi a casa. Il momento più bello di tutti rimarrà per sempre quando ho cantato il mio inedito alla quinta puntata, con tutta la produzione, tutta la scenografia, quello sarà per sempre il momento più bello. È anche il momento in cui ho cantato con Tiziano Ferro. Sì, quello è stato, vabbè, il clou. Proprio quando mi ha dato la mano, abbiamo cantato abbracciati e quello è stato bellissimo. Poi secondo me ce ne saranno anche altri momenti ancora più belli alla finale. Mi mancherà qualsiasi cosa, ogni momento, tutti, non lo so, anche il soundcheck del lunedì mi mancherà. Mi mancheranno le prove, performance con Simone, con Fabrizio, mi mancheranno anche i confessionali, per dire. No, mi mancherà ogni cosa, soprattutto poi il fatto, perché qui no, viviamo solamente nella musica, quindi mi mancherà proprio questa cosa di stare solamente a pensare alla musica. Adesso infatti ho un po' paura appunto quando uscirò. Del fatto anche, no, di ritornare a scuola, di ritornare a prendere le cose normali, però sono sicurissima che andrà bene. Appunto, ho talmente tanta voglia di fare, di continuare che sicuramente non mi fermerò mai e quindi non mi lascerò spaventare. Alla mia delle lezioni, appunto, direi, avrei detto, gli avrei consigliato di credere ancora di più in se stessi e di aprire quei cavolo di occhi e di guardare più a fondo dentro di me perché ho scoperto cose belle che non sapevo di avere. Vorrei ringraziare anche tutte le persone che mi hanno permesso appunto di arrivare fino a qui, tutte le persone che mi hanno votato, che mi hanno sostenuto. E quindi adesso ci vediamo in finale.